del Giro Internazionale della Val d'Aosta Mont Blanc a 145 km da Châtel a Châtel. Oggi sulla carta era una frazione più semplice delle precedenti, ma non è mancato lo spettacolo e non è mancata la fatica per gli uomini in gara. Dopo il successo a Châtel di Marco Bandiera, la Zalf torna a vincere qui alla Porte du Soleil, grazie ad Andrea Tognatti, che ha preceduto il basco Iturria e il compagno di squadra Giacomo Berlato, mentre la maglia gialla è rimasta al danese Mark Christian Garbi. Questa giornata è partita con il nostro direttore che ci fa provate ad attaccare perché arriverà sicuramente una fuga, e così è stato. Negli ultimi chilometri io e Berlato stavamo bene, abbiamo attaccato dal gruppo della fuga e siamo riusciti ad arrivare. Sì, è stata una bella corsa veramente oggi, con questo circuito da fare tre volte, con una salita bella pedalabile. Siamo riusciti a trovare una bella fuga di una quindicina di corridori, poi ci siamo staccati in quattro. Agli ultimi cinque chilometri ci ho provato. Poi mi hanno ripreso all'ultimo chilometro Tognatti e uno spagnolo. Io ho dato il tutto per tutto per il mio compagno Tognatti e abbiamo colto questa grandissima vittoria e il mio terzo posto. The race was pretty much as I expected today, and I got through it pretty easily. I lost a bit to Vilela in the final climb, but it's not too bad, and I have a good feeling about tomorrow.